Ed eccoci qua, benvenuti ancora a tutti, benvenuti. Siamo al seminario dedicato alle razze Boxer e Alano. Lascio la parola al nostro relatore e le diamo il benvenuto a nome del Kennel Club San Marino, Ivana Letic Pajkić. Benvenuta. Buon pomeriggio a tutti, spero che siate tutti bene. Un saluto grande dalla Serbia. E allora possiamo cominciare con la razza Boxer. La cosa che io vorrei parlare prima è la storia della razza, che è una razza che cani di genere già erano conosciuti già sicuramente 200 anni fa o più. Si dice che l'antenato del boxer è Bullenbeißer Brabantino. Era un cane che era usato in caccia, era selezionato per la caccia prima di tutto. Era usato in senso che doveva afferrare e immobilizzare la selvaggina e tenerla così finché arriva il cacciatore che la abbatte alla fine. Erano sempre apprezzati i cani con l'apertura delle mascelle più ampia e con i denti forti per poter afferrare meglio la selvaggina e tenerla bene. Per questo sono arrivati sempre più in selezione, sono arrivati avanti sempre più cani con un muso molto potente e forte e con la mandibola che col tempo sempre era formata per andare leggermente in su. Parlando di aspetto generale, prima di tutto nelle quelle foto possiamo vedere cani come la razza è sviluppata in storia. Prima si poteva vedere anche il boxer bianco, che adesso non è più, non è ufficialmente accettato il colore un boxer tutto bianco. Abbiamo allora adesso due colori, abbiamo fulvo e tigrato. Due varietà, e di questo parliamo un po' dopo. Eccolo, nelle foto possiamo vedere un po' quelli cani, possiamo dire antici, storici, che adesso, boxer moderno, si vede, si riconosce dentro questi cani, però boxer moderno è arrivato a essere più quadrato, è un cane più, possiamo dire, più equilibrato in movimento, più compatto e secondo me più bello quello moderno boxer di quelli primi. Parliamo un po' di aspetto generale. Il cane della taglia media, maschi, sono dalle 57 cm fino a 63 e le femmine 53 fino a 59. La cosa che possiamo vedere ultimamente all'Expo che abbiamo cani che sono un po'
più alti e più forti di quello che dice standard. Non sono le grandi differenze, però è possibile vedere cani che sono un po' più eccessivi in taglia e anche in muscolatura e anche in ossatura. La costruzione di boxer, prima di tutto, è compatta e quadrata. È un cane quadrato, si tollera per le femmine che sono leggermente più lunghe, però davvero leggermente. Allora, la caratteristica del corpo di boxer è che è un cane quadrato e sempre deve essere così. Poi l'altra caratteristica del boxer molto importante, un cane muscoloso con i muscoli ben definiti che si vedono, che anche il movimento fa davvero una bella impressione perché deve avere un movimento fluente, elegante, però anche deve dimostrare la forza in movimento, che ha un potere a lungo e in spinta e fa impressione di un cane davvero forte. Altro che anche deve è molto importante che dimostri il suo movimento è nobilità e un bel temperamento. Sono cani temperamenti, ma non devono dimostrare nervosi. Adesso passiamo per l'aspetto, io penso per tutte le razze possiamo dire che la testa è quello che distingue una razza dalle altre. I corpi possiamo trovare simili, forse anche la stessa taglia, eccetera, però le teste sono quello che fa la differenza principale, tra le razze. E la testa di boxer è davvero una testa molto, molto speciale, con i rapporti e con un'espressione che è davvero unica, solo appartiene a boxer. Così lo vedo io. Allora, prima che dobbiamo dire per la testa, che in rapporto con il resto del corpo deve avere una proporzione giusta. Questo vuol dire che la testa non deve essere leggera, guardando il corpo intero, neanche troppo pesante, che non deve essere troppo ampia e troppo, come posso dire, deve essere asciutta, deve essere quella nobilità e quell'espressione nobile, anche se è un cane che allo stesso tempo la testa dimostra la forza e quello muso deve essere sempre molto potente. Nello standard c'è scritto, adesso voglio, c'è scritto che la lunghezza del canna nasale è la metà della lunghezza dell'ocranio. In realtà, se vediamo cane con questa proporzione, vediamo una canna nasale un po' lunga, non molto lunga, non troppo, però è un po' lunga. Questo che voglio dire, sì, dobbiamo inseguire sempre lo standard, però in realtà anche dobbiamo sempre vedere cani bene e non essere troppo rigidi in interpretare lo standard. Secondo me, cosa principale che dobbiamo guardare sulla testa di un boxer è che deve essere asciutta. Quando la guardiamo dall'avanti, dobbiamo vedere, o dall'alto, se lo guardiamo dall'alto, vediamo un rettangolo. Vuol dire che il cranio non è più ampio del muso, neanche il muso deve essere più ampio del cranio, anche non deve essere, no, non deve formare, no, non deve essere conica. Questo è il primo aspetto della testa che dobbiamo capire bene. L'altro che dobbiamo capire, parlando che è la testa asciutta, che è senza le rughe, vuol dire sotto gli occhi, neanche sul muso, non dobbiamo vedere le rughe, neanche le rughe che sono sopra il tartufo. Si possono formare due rughe molto caratteristiche. Sul cranio, però solo quando il cane è attento, quando alza le orecchie, vediamo che si formano due rughe molto, molto tipiche, però se il cane è rilassato, la testa, il cranio deve essere assolutamente senza le rughe.
Adesso magari possiamo vedere qualche foto della testa. Eccolo qua, abbiamo un video dove si vede quello che ho detto qualche minuto fa. Si vede quella forma rettangolare e quel muso che è pieno, quasi quadrato, non perfettamente quadrato, però quasi quadrato. Parliamo prima dello cranio, che deve essere convesso, con l'occipite non troppo prominente. Il solco frontale non deve essere troppo accentuato, solo leggermente. E così il cranio scende al stop, con il stop fino alla canna nasale, dove il stop non deve essere eccessivo, non deve formare un angolo con la canna nasale troppo pronunciato, però deve essere disceso in una linea che, come dire, è più rotonda. Allora, mi spiego un po' meglio. Come scende dal cranio sulla canna nasale, deve essere accentuato, però non troppo. Non formare un angolo molto, molto pronunciato con la canna nasale. Poi passiamo per guardare il muso, che la forma del muso è definita dalla conformazione delle mascelle e anche dalla posizione dei canini e della forma della labbra. Il muso del boxer è quello che gli dà l'espressione quella tipica che si aspetta. La mandibola è quella che deve essere formata così, che è forte, come vediamo nella foto. Allora non deve essere troppo ampia, ma neanche deve essere leggera. Parlando di quello primo uso della razza, sempre si parla di un muso potente. Allora, guardando Boxer dall'avanti, dobbiamo vedere un muso pieno, quadrato, con le labbra che coprono bene anche la mandibola, però non sono troppo pendenti, e sono sempre si dice che deve essere un muso pieno, il boxer. Il muso è largo, è fortemente sviluppato, e non deve essere andare come non deve essere appuntito, neanche stretto, neanche corto. La distanza tra i canini deve essere quanto possibile, costruendo la forma del muso, questo che sto dicendo, quasi quadrato. La mandibola va leggermente in su, e con questo, insieme con la canna nasale, che è leggermente convergente, guardando in rapporto con il cranio, si forma quella tipica espressione. Come sappiamo, i denti di Boxer sono la dentatura è definita da quello che la mandibola supera la mascella superiore e leggermente ricurva verso l'alto. Così abbiamo incisivi che dalla mandibola sono avanti dalla mascella superiore. È importante che sono in regola e che abbiamo i denti sani. L'altra cosa che è molto importante sono i canini, che devono essere così posizionati che non escono fuori dalle labbra, quello è molto importante, però come si chiude il labbro, formano quello quadrato che cerchiamo in box.
Altra cosa dall'espressione del boxer che è molto importante, che definisce sulla sua espressione e suo aspetto dal viso, è la maschera, che è scura e che arriva fino agli occhi e deve essere ben definita verso gli altri colori della testa. Allora, se ha la maschera, non deve andare sopra gli occhi. Questo è importante. Parlando degli occhi, boxer, insomma, deve avere una espressione degli occhi molto intelligente. La posizione degli occhi è molto importante per avere, insomma, tutta la testa, come dire, in proporzioni giuste. Allora, gli occhi, se sono posizionati troppo vicini o troppo distanti, fanno una impressione sbagliata. Allora, la giusta posizione degli occhi e anche la forma, che non devono essere troppo rotondi, però neanche della forma di mandorla. Allora, in un modo in metà, non devono essere impostati nelle orbite. Le orecchie dello boxer sono inserite alla parte più alta della testa. Adesso già da un tempo non abbiamo le orecchie tagliate, allora sono pendenti, vanno vicino alla testa, dalla una forma quasi di non un triangolo perfetto, però quasi. E qui abbiamo allora nelle foto due cani, uno con le orecchie tagliate e un altro con le orecchie integre. In entrambi i casi vediamo come le orecchie sono posizionate bene e come sono sempre, non devono andare a parte dalla testa, ma devono essere pendenti e inseguire la linea dello cranio. E adesso possiamo passare di parlare un po' del collo e della costruzione in generale dello corpo. Il collo deve dimostrare deve essere potente, però non deve mancare l'eleganza, perché boxer sempre deve fare una impressione di un cane nobile, elegante. Il collo, come la testa, deve essere asciutto. Questo dimenticavo dire, che il problema che vediamo spesso con il boxer, che hanno le guance pronunciate e quei muscoli che vanno sotto gli occhi, che sono troppo pronunciati, e così il cane perde la espressione tipica e la testa non è più tanto asciutta, va più simile alla testa degli altri molossoidi, che è un difetto per boxer. Allora, ugualmente come la testa, il collo deve essere in bel rapporto con la testa, forte, però non troppo forte, deve avere la eleganza, è sempre, sempre asciutto. Poi la linea dorsale deve essere discesa con un garese molto prominente, molto pronunciato, che va d'accordo con il petto, con la costruzione del petto e torace del boxer, che deve essere ampio, deve essere pieno, deve essere sempre, deve arrivare fino ai gomiti. Poi abbiamo una groppa che è leggermente, però davvero leggermente rotonda, e deve essere ampia e forte, perché prima di tutto dal boxer aspettiamo un movimento davvero potente. E alla fine abbiamo la coda, che è inserita come in continuazione della linea dorsale. Non deve essere inserita alta, neanche bassa.
Allora, parlando del petto e torace, nella foto vediamo un cane con le giuste proporzioni, con il petto ben sviluppato, non esagerato. Deve essere sempre molto muscoloso, e deve essere ampio e dalla forma più rotonda. E lo stesso per il torace, deve dare la possibilità del cane, perché petto e torace sono quelli che permettono al cane correre per un tempo lungo e anche per avere una forza una energia in movimento. Allora in quella foto vediamo davvero un petto e torace molto tipico e dalla forma giusta. Guardando dopo le angolazioni anteriori e posteriori corretti, in senso che non devono essere troppo, non devono essere esagerati, ma neanche angolazioni aperti non permettono il giusto movimento per cane. Penso che abbiamo una... eccolo, stavo pensando in quello. Allora, qua vediamo come sono proporzioni e angolazioni del corpo del boxer. Vediamo cane quadrato, angolazioni giuste, anteriori e posteriori. La lunghezza dell'avambraccio è la metà dell'altezza ungherese e la lunghezza del corpo è uguale all'altezza ungherese. Quali sono proporzioni importanti di ricordare parlando di boxer? Parlando di movimento, è un cane, come aspettiamo, che deve essere muscoloso, è un atleta, deve essere molto fluente, anche in trotto, coprendo bene il terreno, con una lungo e una spinta che sono davvero... meravigliosi se li guardi, e anche sempre la linea dorsale dritta e sempre sempre forte in movimento. E alla fine, perché non è meno importante, però quello che vorrei presentare è il carattere del boxer. Boxer è un cane, prima di tutto, come arriva dai cani che anche dopo sono usati per, prima di tutto il cane della famiglia, poi è un cane che è usato per la protezione. Però quello che è molto importante dire per boxer, che sono cani che sono molto, molto attaccati alla loro famiglia, sono molto fedeli, e da quello arriva che sono anche, hanno un carattere abbastanza equilibrato, che devono essere che non è difficile addestrarli bene, e che sono cani che anche in un periodo, almeno che so io, sono anche usati in polizia o in strutture militari come cani da guardia. Dopo io non conosco i motivi, perché quello non è più così. Forse qualcuno mi aiuta in commenti delle persone che allevano boxer, sicuramente sanno di quello più di me. Allora, volevo dire che un cane che deve essere sempre equilibrato, ben addestrato, però anche un cane molto protettivo per la sua famiglia, bravo con bambini, in ambiente della casa sempre molto molto amichevole, è un cane amabile per la sua famiglia. Ivana, abbiamo due domande sulla razza. Okay. Allora, la prima è di Annalisa Rumori, che ci chiede appunto quali sono, nel giudicare questi cani, il pregio che, diciamo così, apprezzi di più, ciò che per te è molto importante, e qual è invece il difetto che ti dà più fastidio nel giudicare questi cani. Cos'è il pregio più importante e il difetto che appunto tieni più in considerazione? Parlando di boxer, a me piace tanto giudicare boxer, perché ho avuto opportunità di fare assistentati ai tanti giudici importanti per la razza, e spero che ho imparato abbastanza.
Poi è la razza che mi piace come loro presentazione, perché devo dire che le persone che hanno Boxer sempre ci tengono tanto a arrivare con cane davvero ben addestrato e un cane che è preparato in alti livelli per essere presentato all'Expo. Loro non si permettono di portare un cane troppo grasso o troppo magro, così loro davvero ci tengono tanto a fare una bella presentazione. Dal boxer, che a me sempre mi stupisce, è il loro movimento. È bellissimo vedere un cane di giusti proporzioni, è portato bene nel ring, davvero fa un'impressione come si muove e come si presenta. E l'altra cosa che devo dire che non mi piace tanto, e non voglio offendere nessuno, non sono i cani, ma capita che dalla troppa passione le persone che hanno boxer sono un po' nervose. E gli piace mettere i cani un po' più vicini, fare un po' che si ringhia e così, è una cosa che a me non piace in giudicare boxer, però davvero un dettaglio che si aspetta quando le persone sono tanto tanto appassionate per loro razza. Ecco. Perfetto, l'altra domanda invece te la pone Vincenzo Grasso, che dice: è difficile trovare l'armonia ideale nella testa e nel corpo. Ci sono studi e misurazioni dettagliate? Qualcuno ha studiato, ha misurato precisamente le teste, appunto il corpo dei boxer, dove si possono magari trovare, ecco. Sì, quello anche che abbiamo fatto un commento prima di andare live, è che purtroppo o no, purtroppo è semplicemente così. Certi standard non sono scritti tanto precisamente, possiamo dire quasi tutti, sempre c'è la interpretazione umana di un standard, di una razza. Parlando di teste di boxer, io voglio dire che ci vuole vederli tante, 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 100 o 200, non so, mentre si studia la razza, per capire, per vedere quella espressione giusta dall'avanti e anche quel profilo giusto. Se vogliamo dire misurare, fare numeri, siamo in errore già in partita, perché sì, nello standard c'è scritto che la lunghezza della canna nasale è la metà della lunghezza del cranio. Se facciamo misurare una testa di un boxer, quasi impossibile trovare precisamente come scritto nel standard. È vicino, non è tanta differenza, però dire così si fa un errore se vogliamo solo quella testa. Se facciamo misurare e abbiamo quella canna nasale esattamente come c'è scritto in standard, visualmente abbiamo una testa con un muso lungo e già è persa la espressione tipica. Quindi cercare di misurare, a me piace dire se si fa troppo misurare, alla fine si perde la misura giusta, io la penso così. Giudicare cani e anche guardare cani, non solo come giudice, ma anche come allevatore, ci vuole conoscere standard, certamente è la cosa più importante, però anche dobbiamo inseguire un po' anche il nostro occhio, cosa vediamo, se precisamente in ogni millimetro così, beh, certamente deve essere simile e più vicino allo standard, però forse ogni tanto qualche millimetro in più o in meno fa la differenza che abbiamo una testa bellissima o solo una testa molto ordinaria, corretta, ma niente di che. Allora Ivana, io direi che se tu dai l'ok, possiamo passare alla seconda tua razza, alla Lano. Ok. Ok? E così siamo nei tempi da rispettare. Sì. Ok. Io sempre guardando il tempo e poi ho due razze, non voglio dare più attenzione una dall'altra, ma mi sembra che siamo ok. Ok, possiamo iniziare con la Lano.
all'anno io, facendo un po' come dire, di studiare un po' la storia della razza, che ho fatto sempre, ma preparandomi per questo seminario ho fatto un po' più, ho scoperto che infatti 5.000 anni fa già abbiamo cani di genere in giro, li abbiamo avuto in Cina, poi in altre parti del mondo, e sempre c'era un cane grande, di mole grande, che assomiglia in sua, come dire, in sua forma e sua costruzione ad alano. I primi cani che sono, che si parla di loro, quelli in Cina, erano arlecchini, che un colore un po' particolare. Certamente non erano come quelli alani che vediamo oggi, però nella storia ovunque abbiamo trovato sempre quelli cani grandi, atletici e forti, e sempre possiamo dire anche giganti, che li possiamo trovare nei dipinti o nelle foto, anche descritti che erano presenti nel vari periodi della storia umana. Io sono più, come dire, sto pensando che quel tipo di cani erano infatti molossoidi, come li diciamo oggi, tutto quel gruppo delle razze, per esempio Mastiff inglese o Bull Mastiff o anche Mastino napoletano. Allora, quel tipo di cani di mole grande, quelli giganti, erano sempre presenti. Anche ho trovato qualche testo storico dove anche sono dipinti come sono usati in guerra, andando insieme con soldati direttamente a combattere con il nemico. E sono sempre quelli cani grandi, muscolosi, forti e abbastanza alti. Quello che sappiamo per sicuro è che Alano è diventato dalla razza Bullenbeißer in Germania. Già ho parlato di Bullenbeißer Brabantino parlando di boxer. Quel tipo di cane, anche abbiamo avuto quelli cani più grandi, più atletici, che anche erano usati per la caccia, prima di tutto per la caccia ai cinghiali in quel periodo. E dopo con la selezione, sinceramente non so perché hanno smesso di usarli per la caccia, come anche si parla che hanno usato levrieri per farli più cacciatori, per avere più quell'istinto di caccia, però io penso che alla fine li hanno iniziato a usare per altri motivi e che hanno capito che sono più bravi per fare altre funzioni, prima di tutto la guardia e protezione e come cani da compagnia, che adesso alani di presente sono sempre più, come li vedo io, cani da compagnia prima di tutto, e poi possiamo dire un po' cani della guardia, almeno all'anno che conosco io. Aveva vari nomi, come in suo sviluppo. Era chiamato Ulmer Dogge, English Dogge, Great Dane, poi Hatchride. Vuol dire cane da caccia, che cacciava animali grandi, e poi grosse doghe, il grande doghe, il grande alano, e in anno 1878 era il primo consiglio di 7 allevatori in Berlino, in Germania, dove hanno deciso di chiamare la razza Deutsche Dogge, o traduzione in italiano alano tedesco, e il primo standard era scritto 2 anni dopo, e in anno 1888 è
formato il club, infatti Deutsche Dogen Club. Ho trovato una cosa interessante che io non ho mai capito perché si dice Great Dane o Grande Danese, facciamo la traduzione, perché danese, cosa ha Danimarca con Alani? Infatti si riferiva all'ano fulvo pensando che il colore di cane assomigliava tanto ai danesi, che loro hanno capelli più chiari, come un po' sono biondi, però assomigliano a quello colore fulvo di cane. E per quello si è arrivato a nome anche Great Dane o doghe danese in quel periodo, perché assomigliava, si riferiva sempre solo all'ano fulvo. Adesso vediamo un po' le foto della storia della razza, che ci sono tante. Erano abbastanza presenti come cani di compagnia con come si dice, con le persone nobili. Con l'aristocrazia, erano cani che spesso accompagnavano l'aristocrazia anche perché mangiavano abbastanza, quindi era un costo. Mangiano sempre abbastanza, anche oggi. Sì, con l'aristocrazia ci sono tanti, anche tanti, tante volte descritti come cani che hanno vissuto in gruppo. Ancora adesso ci sono, sono cani che sono molto comodi vivere con altri cani, vanno bene con altri cani, non litigano, non sono aggressivi. E allora l'aristocrazia di quei tempi era normale che hanno un paio o tre o quattro, anche 10 alani, che erano sempre presenti a qualche parte in casa o nel giardino come cani da compagnia, e possiamo dire anche che hanno fatto la protezione in suo modo, perché quando vedi un cane così grande e presente, già penso che solo sua presenza e quella eleganza che ha e potere che dimostra già faceva abbastanza per dissuasione, sì, contro gli estranei. Sì, per semplicemente così nessuno aveva le idee strane quando loro sono presenti. Anche se una cosa molto tipica per Alano è che ha un carattere equilibrato, se non è un cane che attacca senza motivi e che è nervoso, anzi. Però io penso che solo la loro presenza, che sono così grandi e forti, già faceva loro lavoro della protezione, più o meno. Questo è della storia della razza. Parlando già della che è un cane di grande mole, dico che la taglia di maschio deve essere dalle 80 cm fino a 90 cm e l'altezza ungherese della femmina 72 fino a 84 cm ungherese. Come dicevo, l'alano è un cane che dimostra prima di tutto eleganza, equilibrio, le proporzioni di testa, collo e corpo che lo permette di avere una eleganza e anche una forza che deve dimostrare in movimento, anche se è un cane grande. Sempre non deve essere pesante e si deve muovere con la leggerezza. Possiamo iniziare con la testa. Allora, le assi cranio-nasali dalla testa di Alano devono essere paralleli, sempre con il stop pronunciato e labbro pendente. Gli occhi devono essere più della forma di mandorla, scure, devono avere
espressione non tanto gentile, ma più nobile e più amichevole, non sono, non hanno una espressione pericolosa. È la cosa che un alano non dovrebbe avere, sono le palpebre pendenti, perché la testa di alano, anche come di boxer, deve essere sempre asciutta, sempre come si può dire, ben cesellata. E ha le linee davvero fine e davvero elegante. Guardando dall'alto forma un rettangolo, e anche guardando il cranio non deve essere rotondo, non deve essere troppo ampio. Poi, come il stop è pronunciato, la canna nasale sempre sempre deve essere parallela, non deve essere convergente o divergente, non deve essere concava, o anche non deve avere il, come si dice, il naso romano. Sono tutti i grandi difetti della testa di alano. Il labbro deve essere pendente, davvero un labbro forte, un labbro che si vede che passa sotto la mandibola, però sempre asciutto. Sempre deve dare quella impressione di una testa asciutta, e dopo guardando anche dal profilo il labbro deve formare un rettangolo quasi perfetto. Poi, se andiamo al collo, quella testa asciutta deve continuare con un collo anche forte, però sempre elegante e sempre asciutto, senza la pelle eccessiva. Parlando delle orecchie, devono essere posizionate abbastanza alto, però mai andare molto sopra la linea degli occhi, neanche devono andare sotto la linea degli occhi. Come sappiamo adesso che le orecchie di alano non sono, non si tagliano più, allora devono essere pendenti e devono essere vicino attaccati alla testa, non devono andare fare la testa più ampia e andare più in spazio. Queste delle orecchie. Devono essere più aderenti alle guance, volevi dire, giusto? Più aderenti alle guance, seguire il Eh sì, profilo della testa, certo. Non avere aria, non devono essere aperte. Sì, devono essere aderite alle guance, perfetto. Poi anche un alano non deve avere le guance pronunciate, anzi la parte della testa sotto gli occhi deve essere sempre molto molto asciutta. La lunghezza del collo, teniamo qualche foto del cane intero. La lunghezza del collo deve essere uguale come la lunghezza della testa. Il collo deve essere elegante, forte e sempre asciutto. E poi si continua, eccolo, con la linea dorsale, con un garese che è prominente. La linea dorsale va leggermente discesa, con una groppa che deve essere leggermente rotonda, però non deve essere inclinata. Parlando di petto e di torace, petto è forte e ampio, leggermente rotondo, non deve essere troppo rotondo, e deve essere sempre molto molto muscoloso, sempre deve arrivare fino ai gomiti. E poi il torace, anche guardando dall'avanti o da dietro, non deve avere più ampio della parte posteriore del cane. Se lo guardiamo da dietro, e anche se lo guardiamo dall'avanti, il torace non deve dare una forma rotonda, ma più elissoide. E poi anche devo dire che la groppa non deve essere ampia e forte, ma non deve essere
troppo corta, neanche troppo lunga. Parlando delle angolazioni, qui nel quel disegno abbiamo anteriore, prima vediamo quello come giusto, poi sotto vediamo le angolazioni che non sono corretti, eccessivi o aperti, quello probabilmente le persone sul computer possono vedere meglio. Allora, sotto abbiamo esemplari delle angolazioni anteriori che non sono corrette. Angolazioni posteriori anche non devono essere eccessivi, neanche aperti, e devono fare un equilibrio giusto con il resto del corpo, che sempre fa possibile che il cane si muove bene, perché all'ano deve dimostrare un movimento fluente, un movimento con una leggerezza, non, anche se un cane grande non deve essere pesante, neanche troppo leggero. Eccolo qua, vediamo il cane in movimento, dove si vede il giusto allungo e la spinta del cane, e anche la come deve portare la coda. Alla fine voglio parlare di pelo, che pelo deve essere pelo è corto, deve essere delicato, ma non troppo delicato se si tocca. All'ano viene in quattro colori, in quattro varietà infatti. Abbiamo arlecchino, fulvo, tigrato, blu e nero, se non ho sbagliato, sì, blu e nero. All'ano arlecchino è bianco con le macchie nere. Un difetto che può avere è che ha che le macchie non sono ben definite, non sono, la linea tra bianco e nero deve essere chiara, deve essere precisa, molto visibile. E così abbiamo cani che quello passaggio dal nero fino a bianco e grigio, se cane lo ha qualche parte un pochino si tolera, ma se su un cane vediamo troppo del colore grigio, già è un difetto di colore, e da lì è anche derivato una varietà che si può presentare all'Expo, però come raccomandato dall'FC non può arrivare più di avere grado molto buono per il colore e la, io so in inglese si dice merle o merle. Sì, il blu merle, il blu merle, la colorazione blu merle. Tra l'altro anche una persona che ci sta seguendo, che lo salutiamo, Gunther, ha scritto un commento proprio rispetto a quello che stai dicendo tu al regolamento della FC, che prevede massima qualifica molto buona ai cani con questa colorazione. Certo, quella regola è anche molto scritta molto chiaramente nello standard dell'FC. Allora, poi abbiamo cani fulvi, tigrati, blu e cani neri. Allora vorrei parlare un po' di difetti, perché con Alani abbiamo difetti che si vedono e che sono per la squalifica, perché in certe razze il standard sono scritti così che hanno pochi difetti che sono per squalifica, invece con Alani abbiamo, è importante dirli anche per quelli futuri allevatori, anche per studiare meglio, perché se vogliamo migliorare dobbiamo prima di tutto sapere i difetti dei nostri cani, e così li facciamo diventare meglio in futuro, in futuri accoppiamenti, no? Così la penso io. Allora, la prima cosa è cane timido, pauroso, nervoso, e dall'altra parte cane aggressivo, vuol dire che attacca senza provocazione.
Quelli sono grandi difetti di carattere di Alano, se li ha. Infatti questo cerchiamo di tutti i cani che abbiamo, che sono equilibrati in un comportamento, solo che certe razze hanno più, come dire, sono più capaci di reagire in un altro modo e altre in un modo diverso. Per esempio un cane di guardia certamente non sarà uno che va a abbracciare tutti, però aspettiamo che sia sempre equilibrato e controllato. Quella è una cosa che dobbiamo fare differenza tra un cane che è protettivo, che fa la guardia, però è equilibrato e controllato, e un cane che è aggressivo, vuol dire che cane che attacca senza nessuna provocazione, semplicemente assalta le persone o altri cani. Questo che abbiamo avuto la discussione la ultima volta. Allora, per quello ho bisogno di chiarire un po' cosa vuol dire che cane aggressivo. Dall'altra parte, di un cane che prima di tutto fatto per la compagnia e per la guardia, non va bene se cane pauroso, timido e nervoso, in grado che non si lascia toccare, non permette contatto con con sé. Allora questo è un altro difetto di carattere molto grave per Alano. Poi parlando dei colori, lì c'è tutta, cercherò di spiegare bene perché ci sono tanti che si guardano. Allora, colore Isabella con cani fusi e tigrati. Isabella è quello grigio-blu, è un colore molto particolare. Allora, se viene si vede al cani fusi o cani tigrati, è un difetto grande. Poi cani fusi, tigrati o cani blu non possono avere bianco in forma di collare, in forma di calze, e neanche la fine della coda non deve essere bianco, ed è anche un difetto grande. Poi Arlecchino, che ha le macchie di già cercavo di spiegare quelle parti dove è grigio, e anche può succedere che sia grasso o ha le blu macchie, e quelli sono anche difetti gravi per Arlecchino. Prognatismo in entrambi i casi certamente, e mancanza di denti tranne il denti T1 in mandibola. Mancanza dei denti anche va per la qualifica. Ivana, c'è un messaggio, scusami se ti interrompo, può essere utile visto che stai parlando di colori, sì. Che ci viene da una persona che sta seguendo, la salutiamo, Milena. Sì. Che appunto scrive: Blue Merle is not correct, the Merle Arlecchino with the base has nothing to do with blue. Parla appunto a proposito della colorazione Blue Merle, che non è corretta, e appunto del Merle invece, che invece sì. Il Merle è praticamente come sono distribuite le macchie su un mantello, indipendentemente sì. dal colore. Certo. E quindi stava certo. a precisare questo. Sì, sono d'accordo, assolutamente, sì. Si dice delle, forse Milena mi ha frainteso, che ho detto che ha le macchie blu, in senso, di nuovo, forse errore dalla traduzione, perché io leggevo standard di inglese, forse per quello nella mia testa ho messo qualcosa. Sì, ho capito, grazie Milena per l'intervento, tu certamente sei la specialista per blu ancora più, grazie mille per l'intervento. E alla fine solo qualche cosa ancora a dire per il carattere di Alano, che sono cani molto affettuosi con loro famiglia e anche molto equilibrati con altri cani. Come dicevo prima, capita spesso che le persone li tengono 2, 3, 4, che vivono tutti insieme in una sintonia, non hanno problemi. E poi sono cani che sono addestrati abbastanza facilmente, perché sono molto, molto, come si dice, molto dedicati al loro padrone, vogliono far piacere al loro padrone. Vogliono compiacere e sono molto duttili.
Con i limiti che hanno ovviamente di stazza. Sì, non è difficile addestrarli, sono da piccoli, sono molto collegati al padrone, cani che ti inseguono ovunque, che ci sono sempre, però non sono mai cani nervosi, anzi, sono sempre, hanno un bel temperamento secondo me, sono vivaci ma non nervosi, e sempre equilibrati e sempre obbedienti. Quello è una combinazione per un cane. Una combinazione dei pregi del carattere, che è davvero bella di avere cane così, anche se tanti, a me è anche capitato quando ho preso Alano, tanti si sorprendono per loro grandezza, sono cani davvero giganti, però nonostante quanto grandi sono, non fanno problemi vivere neanche in uno spazio chiuso, vivere in casa, in appartamento. Non rompono le cose, non saltano ovunque, almeno la mia esperienza è così. E per questo sono davvero tanto, tanto, sono sempre cani della famiglia, di compagnia, che vivono insieme con umani. Alano non sopporta essere isolato dal suo umano. Per Alano è importante che è sempre vicino al suo padrone, però non è cane che ti sempre salta addosso, che ti dà fastidio, anzi è presente, sei sempre vicino, però sempre molto equilibrato. Come cani di guardia, sono più, come ho detto all'inizio, solo la loro presenza, solo la gente che li vedi davvero fa paura, però non sono cani pronti per saltare addosso a tutti e attaccare, anzi non sono aggressivi, solo fanno come avvertono le persone, meglio non avvicinarsi, si mettono in una posizione molto tranquilli, e di solito questo basta per far capire che è meglio non andare più avanti con una lana. Allora, Ecco, Ivana, è quello che volevo dire. abbiamo alcune domande, alcune sono un po' tecniche, parecchio tecniche, perché vengono da giudici, altre un po' meno perché vengono da appassionati. Allora, innanzitutto ci chiede Ottavio, all'inizio parlavi delle tipologie di Alano e quindi chiede che cosa pensi dell'attuale situazione della razza. In generale, quindi le varie tipologie, più pesante, più leggero, eccetera. E poi ti chiede che cosa pensi delle angolazioni del posteriore, angulation in rear, perché sono un po' aperte, a bit open, perché sono conseguenza di group a bit high set. Allora, adesso abbiamo una situazione che sì, possiamo trovare alani troppo leggeri, troppo, alcuni dicono che sono tipo scandinavo, tipo americano, non so. Io come per queste cose sono un po' rigida. Io quando non so cosa fare, io prendo standard dal paese dell'origine, guardo lì, che è uguale come quello di DFC. Allora sì, abbiamo una, non voglio dire tipo, non è un tipo scritto nel standard, semplicemente abbiamo un numero di cani, però non un numero piccolo, che sono molto leggeri, assomigliano più dalla costruzione del corpo come levrieri, e la testa che non è forte abbastanza, non è profonda, non abbiamo il stop giusto, il stop è troppo leggero, poi è il labbro che non è abbastanza pendente, che non fa quella impressione tipica di Alano. Anche quelli cani, come una regola quasi, che vedo io, posso sempre sbagliare, vedo che loro sempre hanno l'angolazioni un po' aperti anteriori e sempre più aperti posteriori, e poi il movimento sempre vediamo più un levriero per quella costruzione. Dall'altra parte abbiamo un numero di cani adesso presenti all'Expo che sono dall'altra parte troppo pesanti,
quasi come regola sono rettangolari, in forma di corpo è rettangolare, che non va bene. Alano è prima di tutto un cane quadrato. Abbiamo una dorsale lunga che sempre il movimento non è abbastanza stabile. E quei cani in movimento non possono dimostrare quella forza elegante che Alano deve avere. E poi io non so più dire, perché quei cani quando li ho visto gli manca sempre la muscolatura, ma io non direi che quello è la mancanza della costruzione, forse sarebbe la mancanza di addestramento di questo cane, perché è un cane di taglia grande. Ci vuole un grande lavoro tenerlo sempre in forma e tenerlo muscoloso e tenere la linea dorsale con i muscoli giusti. Per quello non sono tanto sicura che quella linea dorsale, che non è solida, non è stabile il movimento, forse viene dal mancanza di addestramento, non tanto della mancanza in costruzione. Però certamente è più difficile se abbiamo una linea dorsale troppo lunga, che un cane avrà più problemi in movimento e tenerla stabile. E anche di questo tipo di cani abbiamo sempre la pelle eccessiva sulla testa, le palpebre che sono pendenti e c'è sempre un po' di... Un po' più di pelle al collo. Ecco, quello sì, si vede, si può vedere adesso, però per fortuna anche abbiamo in giro alani che sono davvero tipici e corretti e che sono veri rappresentanti della razza. Allora, stavo leggendo alcuni messaggi, c'è anche una persona che chiede, magari non è questo il contesto sul discorso del mantenimento e dei prezzi legati comunque a cuccioli di Alano, della razza. Non so se vuoi accennare qualcosa, ma senza andare nel dettaglio, magari in un altro contesto si può affrontare questo tipo di domanda su che tipo di prezzo ha un cucciolo. Di questo io non posso rispondere perché non sono allevatore di alani e per quello ci vorrebbe forse una. Ci sono tanti gruppi, poi c'è Società Italiana di Alani, forse fare domanda a questa loro, sarebbe più utile fare a loro perché io davvero non saprei dire adesso tanto di prezzi di cuccioli, davvero. Non sono informata, ecco. Non è che non voglio rispondere, ma davvero non sono informata dei prezzi di cuccioli Alano. Va benissimo. Allora, penso che abbiamo concluso questa sessione. E, non so, ci sono due persone che stanno scrivendo sul magari chiarire un attimino il discorso delle colorazioni, la differenza tra Blue Merle, Arlecchino e la colorazione appunto che da regolamento FC non può prendere più del molto buono come qualifica. Sì, mentre lo standard mette, questa è solo mia opinione, per me Merle sono anche belli cani, no? Però nello standard abbiamo cinque varietà e Merle non è messa come varietà ufficiale. Se in futuro saranno abbastanza un numero grande di quei cani che si possono anche far parte delle varietà ufficiali, per me va benissimo, guardando la struttura, la testa, la costruzione del cane e tutto, perché no, posso dire solo colore di mantello, però finché c'è scritto la regola così in FC, noi non possiamo fare altro, solo inseguire quello che dice FC è il standard dell'origine. Io di solito non sono contro di quello che le persone pensano di Merle, anzi, però dobbiamo inseguire come dice standard FC.
Ok, siamo alla conclusione. Allora, ti ringraziamo per questa sessione e ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie a voi, è E stato un piacere. naturalmente questo video rimane sulla pagina ufficiale Facebook Dog Show San Marino e sul canale YouTube del Kennel Club di San Marino e ovviamente tutti i messaggi rimangono anche nei commenti del post di Facebook. Certo, Se vuoi aggiungere anche. qualcosa. Sì, infatti vorrei, perché una cosa che devo dire anche pubblicamente che mi ha dato fastidio è che sì, io ho fatto la interpretazione degli standard di set and point per la settimana scorsa, come ho fatto oggi dal boxer Alano. Prima di tutto voglio scusarmi se ho sbagliato qualche parola perché sì, io parlo italiano, però non è mia lingua materna. Posso sbagliare qualche termine, quella prima cosa. E seconda, se c'è qualcosa da chiarire che forse non ho spiegato bene, tutti che vogliono farmi domanda possono fare i commenti sotto il video o se vogliono anche scrivere un messaggio privato su Facebook, il mio profilo è aperto e mia presenza su Facebook è prima di tutto per cinofilia e come giudice allevatore. Ecco, è questo che volevo dire. È sempre piacere stare con voi. Grazie a te, grazie per la tua disponibilità. Siamo sicuri che le persone sono comprensive del fatto che devi tradurre dall'inglese all'italiano, l'italiano-inglese, e non nella tua lingua madre, ma sei stata comunque bravissima. Grazie a tutte le persone Grazie mille. che ci hanno seguito e appuntamento al prossimo venerdì. Andate sulla pagina e appunto scoprite i prossimi seminari. Grazie ancora a Ivan Letic e Paikic per la tua disponibilità. Grazie a nome del Kennel Grazie Club a di San voi, buon Marino. pomeriggio. Ciao ciao.